Cara comunità di fedeli, il messaggio che ci giunge da San Michele attraverso Luz de Maria non è un semplice monito. Vuole spostare la nostra attenzione su determinati comportamenti, per poter affrontare ciò che si sta avvicinando. Persone facoltose in tutto il mondo stanno addirittura costruendo bunker, per ripararsi da ciò che avverrà. Cosa sanno, che noi non sappiamo? Prima di riportare subito il messaggio di San Michele del 18 marzo scorso, per poi capire cosa ci stanno tenendo nascosto queste persone influenti, se ti interessano argomenti come questo, ti chiediamo di iscriverti al canale e di sostenerci con un mi piace al video. Ti preghiamo di accogliere questo nostro appello, perché è un piccolo gesto che per questa comunità di fedeli può fare una grande differenza. Amati figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, quale principe delle milizie celesti, vengo a voi per ordine divino. Voi siete figli della Trinità Sacrosanta e della nostra Regina e Madre. Alimentate la vostra fede, adempiendo la volontà di Dio, ricevendo il nostro Re e Signore, nel sacramento della Santa Eucaristia. Alimentate la fede con la prassi della Sacra Scrittura, amando i fratelli, accostandovi ai sacramenti e praticando tutte le opere di misericordia, leggendo i libri dei padri della Chiesa. Lottate per bandire l'egoismo, che vi porta a considerare solo voi stessi, e a farvi credere che tutto ciò che esiste sia per voi. L'egoismo vi porta a cadere nella superbia. Ci sono tanti superbi che non si esaminano, e continuano ad essere sempre più superbi, pensando di meritarsi tutto e quando si esamineranno, l'egoismo avrà provocato in loro la lebbra spirituale. Ricordando ciò che ci dice la Bibbia in Proverbi 16 prima della rovina, viene l'orgoglio. E prima della caduta lo spirito altero. È meglio abbassarsi con gli umili che spartire la preda con i superbi. Ringraziamo San Michele nei commenti, scrivendo, grazie principe. In questo momento, mancano persone spirituali, manca la verità, manca l'umiltà, e manca una retta conoscenza del nostro Re e Signore Gesù Cristo, che vi possa mettere in grado di decidere di smettere di cercare strade sbagliate, desiderando invece di conoscere di più il nostro Re e Signore Gesù Cristo, quale principe delle legioni celesti. Vi invito a vivere nella verità, e questo lo otterrete solo attraverso l'umiltà. Vi invito a rispettarvi come fratelli. Vi invito a rispettare i veri strumenti che la Trinità Sacrosanta e la nostra Regina e Madre hanno scelto, per questo momento così difficile. Figli della nostra Regina e Madre, vivrete momenti tragici veramente duri. Se la fede non è forte e salda, sarà più difficile affrontarli per l'uomo. Continuate senza timore, vivete senza paure, diventando conoscitori della parola divina, cosicché impariate ad essere amore verso i vostri simili. Cercate di conversare senza gridare. Figli, per quanto accesa sia la discussione. Figli della Trinità Sacrosanta, c'è tanto male tra l'umanità, c'è tanta invidia, che fa sì che il potere del demonio e i suoi modi di fare il male vengano ricercati dall'uomo stesso, attraverso fratelli che si sono dati alle tenebre. Figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, io sono incaricato di accompagnare le anime fino al cuore immacolato della nostra Regina e Madre dell'umanità. Lei è la nostra Regina e Madre, che vi porterà al trono trinitario. La mia intercessione è per ognuno di voi, per potervi accogliere e portarvi alla nostra Regina e Madre, cosicché possiate gustare il banchetto celeste. Ricevete la mia continua protezione, purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Ave Maria purissima, concepita senza peccato. Il messaggio di San Michele Arcangelo ha tutto a che vedere con notizie che leggiamo e che potrebbero gettarci nell'ansia e nella paura. Quale? Prima di scoprirlo, se pensate che ciò che stiamo dicendo sia importante, vi invitiamo a condividere questo video e ad iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers. Così riceverete gratuitamente ogni giorno nuovi contenuti,
condivisi con fedeli proprio come voi. Un articolo sul New York Post recita: si dice che Mark Zuckerberg stia costruendo un vasto complesso in Hawaii del valore di 100 milioni di dollari, completo di un bunker sotterraneo e risorse alimentari ed energetiche autonome in un progetto segreto, suggerendo che il magnate dei social media stia cercando di nascondere le sue preparazioni per il giorno del giudizio. Leggendo questa notizia sicuramente molti proveranno timore, e sicuramente anche rabbia, esclamando che i più ricchi e i più potenti sanno sempre qualcosa che noi non sappiamo. Ma proviamo a cambiare prospettiva. Cosa sappiamo noi, che loro non sanno? Partiamo da un altro articolo, uscito su The Guardian, che parlando della stessa notizia ci dice: perché Mark Zuckerberg sta costruendo un bunker privato per l'apocalisse alle Hawaii? I ricchi non possono comprare la via d'uscita dalla morte, ma certamente possono posticiparla per un po'. Non è la morte stessa che è il grande livellatore, è la paura della morte, che è la cosa che le più alte pile di denaro non possono proteggere. Noi sappiamo tante cose che ci insegna la Bibbia e che, come credenti, non dobbiamo mai dimenticare. Davide, nel Salmo 20 ci dice: gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. La nostra speranza non risiede nei bunker, ma nella croce di Gesù Cristo. E non abbiamo bisogno di temere la fine del mondo, perché la Bibbia ci dice che quando il mondo finirà, Cristo sarà qui con noi. Giovanni, in Apocalisse 6 ci dice: allora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti, e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. La fede di chi costruisce bunker non è di certo in Gesù Cristo, ma in se stesso. E sappiamo, cosa che ha ricordato bene San Michele nel messaggio che abbiamo ascoltato, che chi costruisce bunker ignora totalmente il secondo comandamento, guidato solo dalla paura e dall'egoismo. I potenti sanno tante cose, che noi ignoriamo, perché si guardano bene dal condividerle, pensando che questo vada a loro vantaggio. Ma la vera domanda che ci dobbiamo porre non è cosa vogliono tenerci nascosto, bensì se tutto ciò che stanno facendo gli servirà. E noi sappiamo già la risposta, che loro invece ignorano. Siamo testimoni di un'epoca di tumulto e incertezza, in cui le voci del conflitto risuonano in tutto il mondo. Tuttavia, dobbiamo ricordare che tutto questo è stato predetto nella Sacra Bibbia. Non dovremmo essere sorpresi o spaventati, ma piuttosto rafforzare la nostra fede. La Bibbia ci insegna che questi eventi devono accadere, e come credenti dobbiamo mantenere saldo il nostro cammino nella fede. Il nostro appello è di pregare per chi non si è ancora avvicinato all'amore di Dio, e di non ignorare ciò che accade nei nostri cuori. In questi tempi finali, il male si farà sentire in modo tangibile, minacciando di indurire i nostri cuori e deviare il nostro cammino. Dobbiamo vigilare attentamente, affinché non cadiamo nell'inganno di credere di seguire Cristo, mentre viviamo secondo ciò che ci detta la nostra razionalità di peccatori. La nostra fiducia deve essere posta in Gesù Cristo, indipendentemente dalle tempeste che ci circondano. Non importa quanto siano oscure le notizie o disperate le circostanze, dobbiamo aggrapparci alla nostra fede e speranza in Lui. In questi giorni malvagi, dobbiamo essere fermi nella nostra fede, rifiutando di essere sopraffatti dalle catastrofi che colpiscono il mondo. Noi ci salveremo così, e non grazie a bunker, che a nulla serviranno durante la fine dei tempi.